titolari di questa settimana. Lavoro, mentre continua a livello nazionale la raccolta di firme a sostegno dell'aumento di retribuzioni e pensioni, CGIL e CISL e UIL ritengono necessaria una riforma del modello contrattuale. Flessibilità, la CISL ha organizzato un convegno per chiedere maggiore sicurezza ai lavoratori flessibili nel solco del pensiero di Marco Biagi, a 6 anni dal suo barbaro assassinio. Scadenze fiscali iniziate presso tutte le sedi CAF CISL della nostra regione, le prenotazioni per la compilazione della denuncia dei redditi relativa al 2007. Salve, ben ritrovati per questa nuova puntata di informazioni sindacali, rotocalco settimanale a cura della CISL Emilia Romagna, con notizie dal mondo del lavoro. Riprendiamo infatti con oggi, dopo la pausa per le festività pasquali, la normale programmazione. In primo piano questa settimana, come avete sentito dal sommario, la riforma del modello contrattuale. Infatti CGIL e CISL e UIL, mentre stanno raccogliendo le firme in tutte le principali piazze d'Italia a sostegno della crescita economica del nostro paese e la rivalutazione delle retribuzioni dei lavoratori e dei pensionati, stanno anche elaborando una riforma del modello contrattuale per renderlo più adatto a garantire le retribuzioni di chi lavora. Ma vediamo il servizio che abbiamo preparato in merito e che prego la regia di mettere in onda. CGIL e CISL e UIL hanno indetto una raccolta di firme a sostegno della piattaforma unitaria per valorizzare il lavoro e far crescere il paese del 24 novembre scorso. La battaglia sui salari e sul fisco, meno tasse, più salari e più pensioni, diverrà una mobilitazione permanente con momenti di pressione in molti capoluoghi per tutta la durata della campagna elettorale. Numerosi gazebo verranno allestiti nelle piazze di molte città italiane e offriranno alla cittadinanza materiali inerenti ai temi della piattaforma stessa: pensioni, fisco, politica dei redditi, lotta all'inflazione, contrattazione, salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, promossa dalle federazioni dei pensionati, verranno allestiti oltre 100 gazebo il 2 aprile 2008 in tutta la regione Emilia-Romagna. Tuttavia, per adeguare le retribuzioni dei lavoratori in maniera più stringente al costo della vita, CGIL e CISL e UIL stanno anche pensando ad una riforma del modello contrattuale. La riforma della contrattazione diventa importante e fondamentale per il futuro del sindacato, perché solo attraverso una riforma del modello contrattuale noi siamo in grado di garantire i lavoratori sia dal punto di vista economico che da quello organizzativo, e quindi dovremo far capire queste cose a tutti i nostri iscritti e non solo, per poi preparare una piattaforma, se possibile, unitaria e chiedere al futuro governo risposte rispetto a questa cosa. Io credo che questa sarà la battaglia del 2008, sulla quale il sindacato, continuo a ripetere, spero unitariamente, farà le sue battaglie col governo che si troverà davanti. Il centro di assistenza fiscale della CISL opera per tutti i lavoratori pensionati per offrire consulenza qualificata in materia fiscale e di assistenza sociale. Attraverso una presenza capillare su tutto il territorio e attraverso un sistema informatico di avanguardia, riesce ad offrire la propria professionalità sulla compilazione del modello 730, modello unico, dichiarazioni, bollettini ICI, contenzioso fiscale, pratiche di successione, in particolare in questo periodo i modelli ISE, che permettono alle persone di accedere a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità. Per cui vi aspettiamo numerosi nei nostri uffici. Il CAF CISL, presente presso tutte le sedi CISL dell'Emilia Romagna, informa che sono iniziate le prenotazioni e la compilazione della denuncia dei redditi relativa all'anno 2007. Il nostro personale, già adeguatamente preparato sulle novità legislative introdotte dalla finanziaria, è pronto ad accogliervi con gentilezza e professionalità per compilare la vostra dichiarazione dei redditi e per rispondere ad ogni vostra specifica esigenza. Cambiamo argomento e parliamo ora di flessibilità. Infatti la CISL ha organizzato un convegno per chiedere maggiore sicurezza ai lavoratori flessibili, nel solco del pensiero di Marco Biagi, a 6 anni dal suo barbaro assassinio. Lo scorso 18 marzo la CISL Emilia Romagna e la CISL di Bologna hanno organizzato una tavola rotonda dal titolo La Flexicurity nel solco del pensiero di Marco Biagi, un dibattito molto interessante e partecipato che ha dato la possibilità di approfondire temi come il cambiamento del modello sociale, le sicurezze e gli ammortizzatori sociali per chi lavora in modo fisso e a tempo determinato e chi invece lavora inserito in un sistema di flessibilità.
Si è ormai accertato sia a livello teorico che empirico, guardando alle esperienze di alcuni paesi, per esempio del Nord Europa, che la flessibilità, ovvero il movimento all'interno del mercato del lavoro, da un posto di lavoro a un altro, dall'inattività all'attività o viceversa, combinata alla sicurezza, cioè al mantenimento di un tenore di vita adeguato, alla formazione e quindi a nuove opportunità, rappresenta questo insieme combinato, rappresenta un elemento che favorisce la crescita insieme all'equità, quindi efficienza ed equità insieme. Credo che il nostro paese dovrebbe fare alcuni percorsi in questa direzione. Certamente dopo il 1997 il pacchetto Treu prima e nel 2003 la legge Biagi, si sono fatti passi avanti verso la flessibilità, purtroppo troppo spesso creando dualismo nel mercato del lavoro. Bisogna combinare flessibilità e sicurezza e proseguire con contratti di lavoro possibilmente non dualistici e portando dunque la flessibilità dentro al contratto tipico. Vorremmo ricordare a 6 anni dalla morte di Marco Biagi, con questo convegno, il contributo che lui ha portato al mondo del lavoro. Per questa ragione abbiamo pensato questo convegno sulla Flex Security, per ragionare su come stabilizzare i rapporti di lavoro nel mondo del lavoro, per quali garanzie diamo soprattutto all'anello più debole del mercato del lavoro, che sono le donne, gli over 50 e gli immigrati. Da questo punto di vista vorremmo trarre da questo convegno degli spunti ulteriori per continuare subito dopo le elezioni il nostro confronto con il governo che uscirà dalle urne, per rendere il lavoro sempre più stabile e meno precario. A 10 anni dall'emanazione della legge 196 del 97, il mondo del lavoro non sembra drammaticamente cambiato come qualcuno prevedeva, ma ne sono cambiate drasticamente le regole di scambio, il cosiddetto mercato del lavoro. La nostra associazione ha seguito questa evoluzione cercando di assistere man mano in modi sempre più articolati gli associati, partendo dai servizi e dall'assistenza contrattuale e dal patrocinio individuale. Il Club Lavorerai a Ravenna è un riferimento per tantissimi giovani, giovani ma anche meno giovani, che si rivolgono nei nostri sportelli proprio per avere informazioni, avere orientamento, essere un punto di aggregazione, un punto nel quale è possibile trovare gran parte delle offerte di lavoro della nostra provincia. I nostri servizi sono molteplici, partiamo oltre che dall'orientamento alla compilazione del curriculum vitae, abbiamo inoltre in questi ultimi tempi migliorato ulteriormente i servizi con una postazione di autoconsultazione per le offerte di lavoro, una postazione internet, una linea telefonica gratuita. La CISL Emilia Romagna, in collaborazione con Unisaluti, società specializzata in assistenza sanitaria, offre gratuitamente in esclusiva a tutti i propri iscritti un ampio pacchetto di servizi di assistenza e di informazione telefonica, in grado di soddisfare le diverse esigenze di consultazione e informazione. Un medico sempre a tua disposizione gratuitamente per fornirti pareri medici immediati e consulenza specialistica geriatrica. Per saperne di più chiama l'800-242466. La CISL dell'Emilia Romagna organizza in collaborazione con il pub X-Ray di Forlì la 11ª edizione della Primavera Live Festival, rassegna musicale che si pone lo scopo di dare possibilità alle band emergenti e non di esibirsi dal vivo, proponendo brani di propria composizione, brani inediti e cover. La rassegna si svolgerà presso il pub X-Ray fino al mercoledì 30 aprile 2008. Bene, con questa notizia termina l'odierno appuntamento di informazioni sindacali, ma prima di salutarci vi ricordo che è possibile vedere questa trasmissione anche sul canale 891 della piattaforma Sky e che è possibile scaricarla gratuitamente collegandosi alla pagina dell'informazione televisiva del sito della CISL Emilia Romagna. Grazie quindi di essere stati in nostra compagnia, appuntamento alla prossima settimana, naturalmente stesso giorno e stessa ora sulle frequenze di ETV. Arrivederci!